Sono in Città di Castello, il bambino che gioca a calcio con Sansepolcro e gioca con il nipote dei due signori che sono scomparsi. È una domenica non certo ordinaria per Sansepolcro, è lutto cittadino per ricordare i due coniugi Carlo Spini e Gabriella Viciani che sono morti esattamente una settimana fa nel disastro aereo di Addis Abeba. Sansepolcro oggi dà un segno di vicinanza. Sì, ai figli che la comunità si stringe attorno ai figli e ai nipoti e sappiamo che loro porteranno avanti questa testimonianza e non li lasceremo soli, la comunità sarà con loro. La messa in suffragio di Carlo e Gabriella si è svolta nella concattedrale di Sansepolcro presieduta dall'arcivescovo di Arezzo Riccardo Fontana assieme ai parroci di Sansepolcro. Nella sua omelia Fontana ricorda il grande esempio di queste due persone. È molto grande per la famiglia questa storia fatta così e anche una provocazione alla città perché si vive da cristiani se si sa vivere per fare bene agli altri, ognuno a modo suo.